Benvenuti ragazzi, eccoci qua con Mao. Abbiamo fatto una bella zuppa di fagioli qua. Una bella zuppa, ve la faccio vedere. Semplice, semplice. Ecco qua, fagioli rossi con delle verdure. Ci sono le zucchine, le cipolle, i finocchi, delle patate. Semplice, semplice. Ok, però già pronte. Abbiamo fatto, lasciato 24 ore i fagioli nell'acqua e poi per un'oretta circa abbiamo cotto i fagioli. Facile, facile. Un pochino di sale e via. Qui abbiamo le triglie, adesso andiamo a partire con le triglie. Facciamo in verde, ragazzi, semplice, semplice. Un po' di vino bianco, l'aglio, l'olio d'oliva, extravergine, via. Una bella spruzzata, abbondante, così. Prendiamo dell'aglio. Prendiamo delle cipolle, delle shallot, lo scalogno, così lo chiamate in Italia. Vediamo un po' di prendere, recuperare l'aglio. Qua, aglio in abbondanza, si parte. Alziamo la fiamma, facciamo riscaldare l'olio. Con il mio martelletto. Ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 spicchi d'aglio, ok? Do una lavatina veloce. Tagliamo gli scalogni. Molto semplice, ragazzi, veloce la ricetta, senza stress. E via. Allora, abbiamo del vino bianco qua, poi facciamo una bella spruzzata di vino bianco. Allora, scaldiamo gli scaloni. Tagliamo pezzettini piccoli, mettiamo un po' la camera, altrimenti vedete solo la mia pancia. Hey guys, we have red mallets, we put some cloves of garlic there, two shallots, give it a wash, chop it finely, okay? There we go. That black pepper now, plenty black pepper. Okay, let's cover. Sandra tomatoes, chilies, there we go, one piece ready here, look at that. Okay. There we go. Sea salt, coarse sea salt. Okay. Now we need some
cherry tomatoes. Put them in a bowl. That's it. There we go. Now I'll give a wash to my cherry tomatoes here. Okay guys, let it run. I think I'm gonna move that pot and swap. Like that. Okay. Give a nice shower of white wine. Got Chardonnay here. That's it. And let it run. Okay. Fish here. Okay, in a couple of minutes for this to cook. Okay. Simple, very simple. We need some parsley now. I freeze my parsley, so I'm gonna put a big chunk here now, like that. Sorry, making a mess. Warming up nicely, give a few minutes. I'm gonna put the lid on, okay, just for a couple of minutes. Okay, what we can do is we're gonna cook the red mallets. Okay, benvenuto mondino. We cook the red mallets in this green sauce because parsley, tomatoes as well, obviously. Then separately I will do a couple of spaghetti with the sauce to dip in, okay? Okay, I think we need to open a glass bottle of wine here because it's gonna take some time. Let's put some water to boil. Salt, coarse salt, sea salt, there we go, like that. For my pasta, not too much. Okay.
There we go. Now you can see my tomato sauce is cooking. I will squash the tomatoes as we go along. But I think because I want to make some spaghetti, I'm going to add some tomato can as well. There you go, typical Italian stuff. Drop it in. That's it, very simple. There we go. Small dash of water. Ok ragazzi, ci siamo. Abbiamo aggiunto pomodori pelati, un goccino d'acqua, del vino bianco, prezzemolo, pomodorini, aglio, il peperoncino, ciltaba nero, quindi sarà un bel po' piccante. Ci sono due spaghettini col sughetto alle triglie. Ok, ancora un attimino e ci aggiungiamo le triglie lì. Facciamola proprio prendere la salsa per cucinare un attimino. Chiudiamo così un secondo. Adesso cosa faccio io, ragazzi? Di aspettare, eh? Ci apriamo un bicchiere di vino e ciccia. Vino italiano, ragazzi. Non si dice il nome, ma vino italiano, buono. E andiamo. Speriamo che si apra, perché l'altro giorno una bottiglia simile non si apriva. Chissà, io ci provo. Facendo in fretta e furia, raga, perché non sto bene. Okay. Ecco qua. Fatto. Un bel bicchiere di vino, raga. La salute di tutti voi. There we go. Come si dice in Italia, cin cin. Buonissimo. Allora, tiriamo via il coperchio adesso. Iniziamo a preparare la pasta. Qui c'è un po' di tagliatelle. Ecco, facciamo le tagliatelle. E io inizio a mettere i pesciolini. C'è il sale, ci sono tutti gli ingredienti. Adagiamoci i pesciolini sopra, così piano piano. Vorrebbe una padella più grande, come potete immaginare, però non ci arrangiamo. I guess you really need a bigger pot. Aggiungiamo l'acqua calda qui. Facciamo andare a fiamma alta le nostre triglie. Benvenuto Stefanino. Facciamo due tagliatelle con la salsa al pomodoro per prezzemolo e delle trigliette. Ok? Vediamo un po' di. Ecco, ce n'è una qua, che non sono riuscito a mettere dentro, ce la mettiamo lì, così. Ecco qua, facile, l'acqua già bolle, però non ce n'è abbastanza, aspettiamo un po'. Allora mondino Stefano, auguri anche a te Stefano, passate delle belle feste, speriamo in salute,
Guarda qua Stefano, il tabanero mondino, eh? Questo fa passare tutti i mali. Ecco qua, l'acqua bolle, l'assaggio per il livello di salatura, va bene, il vino c'è e ciccia, andiamo avanti in questo periodo un po' difficile per tutti. Cin cin. Eh sì, Stefanino, buone le tribe, buone, 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 buone. Sto fiamma alta là. E vediamo un po', magari, perché devo. Cucinano abbastanza in fretta. Copro un attimino che devono cuocere, abbiamo poco tempo in quanto, scusate per la tosse, in quanto l'acqua già bolle, quindi le voglio, facciamoci spazio lì, il vino l'abbiamo messo. Adesso cosa farò io, ragazzi? Ecco qua, adesso lascio le triglie ancora un paio di minuti, eh guys? I leave it red minus 5-7 minutes, no more. Then I transfer them in another pot. Otherwise I'm not able to do the pasta. Ecco qua, aggiungiamo altra acqua e ci siamo. A questo punto via con le tagliatelle. Ecco qua, circa 220 grammi di tagliatelle. Siamo, guarda, siamo come al solito, sempre. Allora, il prossimo passaggio qual è? Togliamo il coperchio da qua. Adesso ragazzi, io sposto questa pentola, così, ci metto quella di ferro, ok, piano piano, okay. Piano piano, là così, sta asciugando perché l'ho risciacquato un attimino. E pian piano ci vado a posare le triglie, mettiamoci un pochino di sughetto, ok, così, okay. Non troppo, okay. Un po', così. Adesso ci trasferiamo le triglie piano piano e finiamo la cottura lì. Mettiamo un po' in piedi, che non c'è spazio, non sta più. Così. Passiamo la fiamma adesso. Così. 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 Hey guys, you're wondering what I'm doing, but here we go. I'm trying my best. Ecco qua. Adesso lo facciamo cuocere piano piano, a fiamma bassa. Adesso il pomodoro dobbiamo far asciugare un po'. Littina. Qua. Fiamma alta per il pomodoro, non lo vedete, allora lo sposto.
andiamo un po', ragazzi, abbiamo poco spazio qui, che vi devo dire? Che vi devo dire? La rimettiamo là, lo rimettiamo qua, altrimenti non lo vedete. Ecco qua, così, facciamo cuocere le triglie, la pasta, e ci siamo. Semplice, semplice, ragazzi, senza stress, livello a portata di mano. Adesso a metà cottura io trasferisco le tagliatelle, però aggiungiamo anche un po' di salsa nelle triglie lì, logicamente, quindi due cucchiai, così. Così la bagniamo un po'. Mettiamo un altro po' di olio d'oliva sulle triglie, una bella abbondanza, un pezzetto di burro, ecco qua, bello, sì. Un po' di burro. Il pesce, ragazzi, è uno splendore, eh? Anche un po' nella salsa lì, nella pasta. E ci siamo. Ok, a metà cottura la iniziamo a prevasare. Facciamo così, cos'ha? Ecco qua, c'è il sughetto, le triglie continuano la loro cottura senza stress. E via, iniziamo a attraversare le tagliatelle che sono cotte per metà. Bello, vero ragazzi? Aggiungeremo un pochino di acqua di cottura, ma piano piano piano. Facciamo i pomodorini se possibile. Uè Gianluca, benvenuto. Ecco qua, stiamo facendo delle triglie e degli spaghetti, scusate, delle tagliatelle col sughetto di triglie al pomodoro e prezzemolo. Allora, ci siamo, facciamo andare le tagliatelle, vediamo fino alla loro cottura, le messe, diciamo che erano cotte al 50%. Hey guys, tagliatelle, ok, now we put down the fire for the fish, otherwise it's gonna be ruined. Ok, put it slow as you can, otherwise a total mess. Ok, there we go, that's a beauty, I'm going to show you, there we go, ok, questo è pronto, tagliatelle stanno per arrivare, e chi sta migliorando, un pochino di vino veronese, cin, bacio a zia Isa, Luca mi raccomando, a Titti, a Manuela, a Daniela, ecco qua ragazzi, è proprio quasi pronto, allora man mano che assorbono il sughetto, ancora sono al dente, le aggiungiamo un goccino d'acqua di cottura, ah sì, un goccino, tanto le triglie devono avere il fuoco quasi spento, mi raccomando, ecco qua, sta andando avanti, un po' di pulizia ragazzi, non dimenticate mai, hey guys, keep cleaning, keep clean your
your workspace. There we go. Red mallets, they're almost ready, okay? Almost ready. Just gentle finishing now. Just gentle finish, okay? Finale delle triglie deve essere a fuoco quasi spento. Ok, adesso anche qui, anche le tagliatelle, ormai sono quasi cotte. Ecco, adesso aggiungo un altro pochettino di brodo. Schiacciate quei pomodorini, se ce la fate. Bevete tanto vino che vi accompagna sempre bene, cin cin. Ecco qua, abbiamo messo il tabanero, il prezzemolo, l'aglio, il pepe, i pomodorini, il vino bianco, insomma, se non è buona questa, io non so cosa dire. Un altro goccino di acqua di cottura, proprio un goccino. Adesso spengo la fiamma, raga, e faccio riposare un attimino la pasta. È pronta, è praticamente quasi pronta, vedete? Lì. Non la faccio saltare oggi perché non ne ho voglia. Sono ancora convalescente, quindi abbiate pazienza. Ecco qua. Ecco. I pesci sono praticamente cotti. E va bene così. Va bene? Bisognerebbe girarli, rigirarli, ma avete visto, io li ho presi da questa padella, li ho trasferiti lì e in quel momento lì li abbiamo rigirati, no? È un pesce delicato, si sfalda subito, quindi occhio. Adesso facciamo, passiamo all'assaggio. Spettacolo, ragazzi, questo è uno spettacolo unico. Pasta italiano, pomodori pelati italiani, pomodorini probabilmente turchi, ma non fa niente, e via. Passiamo all'assaggio. Ecco qua. Ci avviamo il piatto, piattino, e ci facciamo un bel pranzettino. Hey guys, simple as that, it's all ready. Look at that. Enjoy the view. Eh? Is it good? I think it's good. I'm gonna show off with the camera now and then I taste it. There we go. Pronto ragazzi. Pronto. Fuoco spento. Passiamo all'assaggio. Formidabili. Sembrano belle. Ecco qua. Con tagliatelle al pomodoro. Col sugo di pomodoro alle triglie. Ecco qua. Prendiamo anche una triglia là. Molta attenzione. Altrimenti si rompono, ragazzi, si rompono. Ecco qua, la chiappo lì. Ciccio. Passiamo all'assaggio. Il più è fatto. Ok. Spostiamola dal calore. Assaggino. Assaggino. Vediamo un po', speriamo sia buona. È calda, è calda. Ecco qui, c'è la triglietta là, mettiamoci un po' di pomodorini. Oppa, ho fatto un casino. E vabbè, allora ve la faccio vedere da vicino, raga. Non è messa
tanto bene, però se sembrano belle. Assaggiamo e vediamo un po' come è andata a finire oggi. Calda. Buona, raga, buona. C'ha il sapore della triglia. Perfetto. Appena appena piccante. Ricoletta Banero sono un po' forti, ne ho messo un terzo. Cin cin. Ah, che buono. E così, andiamo avanti. Andiamo avanti. Pensiamo alla prossima ricetta. Buona. Le tagliatelle sono proprio al dente. Ha un bel senso di piccante formidabile. Strepitoso. Assaggiamo il pesce. Io lo mangio con le mani, eh. Il pesce io lo mangio con le mani. Vediamo un po' com'è. Buonissimo, ragazzi. È buonissimo. Ecco qua. Straordinario. Squaglia nelle mani. Ecco qua. Scusate se mangio così, però io ho queste abitudini. Ottimo. Arrivederci ragazzi. Alla prossima. Mandate i vostri commenti, condividete il video, fatelo sapere a chi volete voi, anche ai cafoni, perché va bene tutto. Buona serata, ciao da Marco.